Benvenuti al nostro podcast Cuore e Cervello insieme a Turi Papale e Lucia Scafini, la dottoressa psicologa e psicoterapeuta che ci trasporterà nel nostro viaggio mentale, emotivo e sentimentale sulle storie d'amore che iniziano a terminare, diciamo così. Oggi parleremo dei tre errori che si dovrebbero evitare quando una storia finisce. Il primo errore solitamente è quello di contattare ripetutamente il nostro ex partner o la nostra ex, appunto, tramite messaggi, telefonate, oppure anche controllarlo ossessivamente tramite social. È una, diciamo, azione che solitamente si fa quando appunto si sta molto male, perché quando appunto una relazione finisce soffriamo. C'è tristezza, ci sono magari anche sensi di colpa se la relazione è finita male, se è finita in maniera traumatica, e altre appunto emozioni negative, e quindi magari cerchiamo di fare questo per gestire l'ansia che proviamo in quel momento, solo che alla lunga questa, insieme ad altre azioni, si rivela controproducente. Ma controllare il partner vuol dire anche chiedere agli amici in comune: ma hai visto Tiz com'è in questo periodo? Certo, anche quello è un modo indiretto per avere delle notizie, no? Da un lato, diciamo, è anche comprensibile questa curiosità, perché è umana. È anche vero che alla lunga questa cosa non ci aiuta poi a superare la fine della relazione, quindi proprio ad elaborare quello che poi noi psicologi chiamiamo lutto, no? E il lutto non è solo quando muore qualcuno, spieghiamolo per chi non è mai stato sul lettino di pelle di uno psicologo, scusate, io parlo per stereotipi, però il lutto è anche una perdita grave che potrebbe essere quella del partner, della compagna, del fidanzato o della fidanzata. Quindi uno di questi errori è evitare di controllare i social, vedere cosa fa. E soprattutto anche dall'altra parte, perché ve lo dico io da bravo mattacchione, quali sono? Gli ex tendono a depistare, cioè postano fotografie di posti dove in realtà non sono, di aperitivi che non hanno mai preso. Ti è capitato? Non di farlo, ma l'ho sentito dire, me l'hanno riferito. Alcuni postano le foto di scarpe di donna, insomma, per suscitare gelosia, quindi attenzione, succede anche questo. E questo poi potrebbe veramente fare poi più male in alcuni casi, no? Sì, ma perché comunque secondo me una storia finisce raramente bene. Quindi secondo me uno degli errori da... è che poi sai cos'è, noi a mente fredda ora siamo qui, freddo per modo di dire, ora chi ci ascolta non lo sa che noi siamo a Taormina ad agosto con un caldo che si schiatta, mentre tutto il mondo è al mare, noi registriamo podcast. Esattamente, il 4 di agosto. Ora, diciamo una cosa, noi a mente fredda riusciamo a fare dei ragionamenti pseudologici, ma quando poi siamo presi da il dispiacere, il dramma, sì, esatto, viene difficile ragionare in maniera lineare, diciamo, esatto, così. Esatto, perché siamo appunto coinvolti emotivamente, soprattutto quando c'è questa sofferenza emotiva legata proprio alla fine di una relazione, che è un evento critico, un evento molto stressante per le persone, no? La perdita, una perdita appunto affettiva. Poi hai detto una cosa che mi ha colpito molto, perché in realtà appunto una relazione in realtà non finisce mai quando diciamo si chiude. Mm-hmm. Quella è una perdita, c'è una chiusura fisica, materiale, poi c'è una chiusura emotiva, e per quel tipo di chiusura ci vuole tempo. È un discorso ovviamente diverso da persona a persona. Quindi è soggettivo, non è mai un processo. Ma ci sono quelle lineare, due settimane critiche che tutti dicono: ma guarda, tempo una settimana, dimentichi tutto. No. Non si può fare un discorso così generalizzato, no? Perché poi ognuno di noi è diverso e dipende anche dal momento di vita che stiamo attraversando e da quelle che sono le nostre risorse in quel momento, quello che ci può anche aiutare ad affrontare meglio la fine, appunto, di una relazione per noi importante. Che ci porta al secondo errore da non commettere, che sarebbe quello di chiudersi in se stessi. Anche questo solitamente lo facciamo quando appunto soffriamo tanto, tendiamo un pochino ad isolarci a volte. Quindi sera sul divano, vaschetta di gelato, telefilm. Magari serie. Non vogliamo vedere più nessuno, i nostri amici, non abbiamo voglia di parlare con le persone, magari anche che ci stanno più vicino. Perché ci chiedono: ma come mai, esatto, sei solo? O perché magari ancora
noi abbiamo chiuso, ma non abbiamo ufficializzato la esatto. chiusura, quindi appena ti vedono solo dici: ma come mai c'è, non c'è tizio, oppure come mai manca il tuo partner o la tua partner? Hai toccato proprio un punto significativo. Spesso infatti accompagno persone che appunto soffrono per queste appunto perdite affettive, è uno degli aspetti anche più difficili a volte da affrontare, è proprio questo, il senso un po' a volte anche di vergogna che si prova nel poi parlare di quello che è successo, soprattutto se la relazione si è conclusa in una maniera per noi traumatica, difficile anche da digerire, no? Quindi si prova anche un po' disagio nel parlarne, quindi spesso ci si chiude, solo che questa alla lunga non aiuta proprio ad affrontare l'elaborazione, come dicevamo prima, il superamento della sofferenza. Perché psicologicamente no, ma socialmente avere un partner è una cosa che fa parte del nostro status, cioè si pensa erroneamente ancora, no? Che chi non abbia un partner o chi lo ha perso scende di gradino in una ipotetica scala di valori, tu dici, perde punti un perde pochino. Punti sì, sì, c'è stato un monologo di un'attrice, Arianna Porcelli Sofonoff, suppongo mm-hmm. sia il suo nome d'arte, dove parlando del matrimonio, cioè ci si sposa per curriculum. Allora, il partner in alcuni casi diventa anche una sorta di status, sì, qualcosa da esibire. Ora magari non le ragazze che mi hanno frequentato, perché tutto sono tranne qualcosa che esibire, ma di base, ed ecco perché noi due siamo chiusi in una casa al caldo a registrare podcast e non a fare altro, di base una delle cose che noi non vorremmo perdere è il nostro status, cioè come ci vedono le altre persone esatto. senza il nostro compagno o la nostra compagna accanto, perché poi si pensa che se non ce l'hai hai qualcosa in meno di qualcun altro. È vero, questo un po' rientra un po' nel discorso delle cosiddette aspettative sociali, no? Quello che magari noi immaginiamo che gli altri pensino, no? A volte appunto si entra in crisi spesso quando c'è questa difficoltà a volte nel trovare un adattamento tra quello che noi realmente desideriamo profondamente e quello che immaginiamo siano appunto le aspettative degli altri. Quindi in questi altri chi c'è la famiglia, quindi le persone per noi più significative, ci sono gli amici, i colleghi di lavoro, no? E spesso quando poi magari rappresentiamo un pochino tra virgolette la pecora nera o la mosca bianca, no? Perché magari abbiamo tutti, che ne so, amici che già hanno famiglia, in base all'età, hanno magari figli, rappresentiamo un po' appunto l'elemento divergente. C'è una cosa divertente che in Italia non succede, mi è venuto in mente adesso. In Inghilterra, dove io vivo, quando ti invitano a un matrimonio, se sei single devi, non si sa per quale motivo, comunque fornire, l'avete visto nei film americani, una tradizione mm-hmm. anglosassone, il più uno, il plus one, cioè quando ti arriva l'invito a un matrimonio, che già di per sé, a mio parere, non è che è una bella notizia, di per sé ti arriva l'invito al matrimonio di un amico tuo, è la prima cosa che ti chiedono: chi sarà il tuo più uno? Quindi tu non solo sei single e magari ci stai anche bene, tu devi trascinare in questa situazione sociale che magari non vorrei, perché non è che tutti i matrimoni, tutte le cerimonie di matrimonio sono belle, soprattutto qua in Sicilia si schiatta di caldo certe volte, io ho degli sotto aneddoti che non racconterò in questo contesto, ma devi coinvolgere una persona che ti faccia da spalla durante questa giornata di esposizione sociale, chiamiamolo così, a mio parere ovviamente, che ti supporti, che ti stia accanto, quindi tu ti devi andare a ricercare da solo un grasto, come si dice in termini dialettali siciliani, che ti stia accanto in questi giorni. Quindi lo status del single in alcuni posti del mondo addirittura è quasi, non dico non tollerato, mm-hmm. però c'è bisogno quasi di avere sempre una persona accanto, perché sennò per l'occhio della società sei una persona che ha comunque qualcosa in meno o qualcun altro. Sì, questo discorso che fai sono molto d'accordo, perché appunto a volte, come dicevamo prima, le aspettative sociali, poi dipende anche come noi ci approcciamo a questo, possono avere un peso nella nostra vita non indifferente, creare poi anche un disagio, no?
E la persona spesso fa fatica e arriva proprio in terapia o comunque in consulenza quando fa fatica a trovare un equilibrio tra quelli che sono i bisogni più autentici e appunto questo un po', come dire, incongruenza che nota rispetto a quello che immagina gli altri si aspettano da lui. E di base quanto tempo passa dalla separazione al capire ok, vado dal terapeuta? Allora, in realtà non è così immediata la cosa, nel senso che appunto anche questo è un discorso soggettivo. Sicuramente quando noi cominciamo a vedere che le emozioni negative che comprensibilmente proviamo nel primo periodo, quindi il senso di tristezza, il senso di colpa che appunto può essere anche molto disturbante, soprattutto se la relazione si è chiusa in maniera traumatica o se c'erano delle particolari dinamiche all'interno del rapporto, quindi anche quel senso di apatia iniziale che possiamo provare, eccetera eccetera, se noi vediamo a un certo punto dopo i primi mesi che questo disagio che proviamo mm-hmm. comincia a condizionare la nostra vita, quindi la nostra sfera personale di relazione, quindi ci sarà un mese lungo, bello lungo, anche di più a volte dura questo periodo di sofferenza. I primi, sicuramente dei primi tre mesi ai sei, dipende poi dalla relazione, da quello che è accaduto, anche da quelle che sono le nostre risorse in quel momento e dal nostro momento di vita, perché appunto come dicevo non tutti reagiamo allo stesso modo di fronte allo stesso evento. Quindi quando noi cominciamo a vedere che questa sofferenza comincia ad essere pesante, ci condiziona sul piano personale, di relazione, lavorativo, sociale, allora lì è importante chiedere aiuto. Ma in termini pratici, ma se si accorciassero i tempi, non aspettare, diciamo, di essere un tutt'uno col pigiama a casa, e così ora arriviamo al punto 3, o di aver dimenticato l'indirizzo del parrucchiere e magari aver preso 3-4 kg, si può agire prima di arrivare alla versione peggiore di noi stessi, diciamo così? Ci sono delle cose che possiamo fare per aiutarci. Una di queste, per esempio, utilizzare quelle che possono essere le nostre risorse in quel momento. Quindi, per esempio, evitare di trascurarsi, no? Chiaramente le prime settimane, i primi mesi possono essere più difficili. Perché uno non esce, quindi dice tanto non mi vede nessuno a casa, si vede magari in se stesso, oppure appunto come dicevo prima ci possono essere state delle cose all'interno della relazione che ci hanno talmente tanto ferito che quindi magari viviamo più male rispetto... Si abbassa l'autostima, esatto, che è appunto il valore che noi ci attribuiamo come persone. Quindi appunto ci sono situazioni e situazioni, è sempre un po' da valutare caso per caso, però sicuramente ci sono delle cose che possiamo fare per aiutarci. Una di queste è quello di prenderci, non dimenticarci di noi stessi, non trascurarci, prenderci cura di noi. Come lo possiamo fare? Intanto sicuramente curando il nostro aspetto, curando la nostra salute, facendo delle attività rilassanti. Quindi oltre il divano della psicologa servirebbe la poltrona della parrucchiera? Sicuramente prenderci cura anche del nostro aspetto è importante, in generale proprio anche come abitudine, diciamo, sana, salutare, che ci aiuta proprio a stare bene con noi stessi. Quindi fare delle attività che ci piacciono, stimolanti, rilassanti, e curare la nostra routine quotidiana. Si parla appunto molto dell'importanza, no, di inserire nella propria routine quotidiana, affinché sia sana, quattro aspetti importanti, fondamentali. Il primo appunto è curare diciamo le ore del sonno, quindi dormire almeno 8 ore. Quindi evitate di fare nottate davanti Netflix con le patatine. Poi andiamo avanti. Poi mangiare in maniera regolare e il più possibile sana. Quindi niente creme spalmabili al cioccolato di cui non faccio il nome, niente gelati, niente burritos, niente salse piccanti. Evitiamo anche di essere troppo rigidi, nel senso che possiamo anche concederci delle cose che ci piacciono, che magari a volte non sono proprio il massimo, no, della salute, però è anche vero che
è importante riuscire anche ad avere una dieta che sia soprattutto sana ed equilibrata, perché questo poi ci dà quell'energia necessaria che ci sostiene, cioè, per fare le nostre cose. Le 8 ore di sonno con la peperonata non vanno d'accordo, quindi se volete dormire evitate i cibi. Soprattutto se poi dobbiamo poi magari avere, non so, abbiamo degli impegni di lavoro, raggiungere degli obiettivi per noi importanti, quindi quando già attraversiamo una situazione stressante, andare a trascurare questi aspetti non ci aiuta e non ci serve. E poi un altro aspetto importante è cercare magari di fare un po' di movimento fisico moderato, perché sennò diventa stressante. Almeno una mezz'oretta al giorno, tre. Quindi occhialone da sole e andare a correre la mattina, evitate le palestre che diventano agglomerati sociali, che in certe situazioni non... Non sei un fan della palestra? Non è che non sono un fan della palestra, io mi immagino questa ipotetica, io faccio il disegnatore quindi vado per immagini, io mi immagino questa ipotetica ragazza che poverina si è lasciata col fidanzato, c'ha il mollettone a casa, il pigiama più brutto che ha della sua collezione e lei si immagina dove per andare in palestra, dove ci sono le ragazze di 16 anni che hanno gli addominali anche quando non vanno in palestra, sono in dei pantaloni stretti che penso che ci saranno cresciute dentro, perché non ci sarà altro modo per farcele entrare, e tu giustamente con già la tua pancetta che c'avevi prima, i capelli che non ti sei fatto il colore e quindi hai la ricrescita, la palestra è diventato non un luogo di allenamento ma più un luogo di misurazione sociale. Tra l'altro ora io non so per quale motivo sono piene di specchi, quindi se tu non vuoi vedere te stesso sei obbligato ad andare in giro bendato, che è anche un po' pericoloso, quindi di conseguenza io consiglio, così anche per chiudere questo episodio, sì, non chiudetevi in voi stessi ma non apritevi nemmeno troppo al mondo, anche perché ci saranno nelle prossime puntate le cose da non fare a livello sociale quando finisce una relazione, ma questo ne parleremo nei prossimi episodi. E la dottoressa ci vuole salutare con l'ultimo consiglio? A proposito delle palestre, dipende sempre come noi viviamo certe situazioni, perché per esempio mi viene in mente proprio una persona che conosco che sta attraversando appunto un momento stressante della sua vita, e per lei per esempio ritornare in palestra, riprendere la palestra è stata comunque una conquista, quindi dipende sempre da come noi ci approcciamo alle cose, quindi non demonizzerei diciamo la palestra, se no poi se poi ci andavate prima va bene uguale, se poi vi ci devono spingere a calci è una cosa, certo, dipende sempre da come noi viviamo le situazioni. Se facciamo delle cose che per noi possono essere una risorsa, sicuramente questo è da incentivare, soprattutto in questo momento di vita, quando appunto si chiude una relazione per noi importante. Bene, questo episodio va a terminare. Vi saluto, io sono Tulipo Pale e vi do appuntamento alla prossima puntata. E ciao anche da Lucia Scafidi, la nostra dottoressa. Ciao ragazzi!